Povero congiuntivo, povero congiuntivo. Anche lui alla casa di riposo, a casa di riposo, e dopo c'è la morte. Vedete, questa è la prima pagina del Corriere della Sera odierno. L'articolo inizia in prima pagina e lo scrive Paolo Di Stefano. Poi c'è un ampio servizio interno, capito? Un ampio servizio interno. Un ampio se Paolo Di Stefano, lo vedete, è il Corriere della Sera odierno, lo vedete che è quello odierno, lo vedete? Paolo Di Stefano, ma tu Paolo Di Stefano, perché non segui la mia web TV, Paolo Di Stefano? Paolo Di Stefano ne parli oggi, siamo nel 2016 oggi, siamo in dicembre, oggi è lunedì 12 dicembre 2016, ma io, caro Paolo Di Stefano, della morte del congiuntivo avevo già parlato in un video del 2008, pensa quanto tempo fa. Io il mio video del 2008, Paolo Di Stefano, lo metto qua nel riassunto, così tu, Paolo Di Stefano, guardando questo video qua, poi vai nel riassunto, fai un click e vedi il mio video del 2008, dove già nel 2008 io parlavo della morte del congiuntivo. Però della morte del congiuntivo ne parlavo, caro Paolo Di Stefano, che scrivi su Corriere della Sera, lo vedi questo mio saggio storico-linguistico intitolato Aspetti della lingua inglese nella scuola e nella società? Lo vedi, Paolo Di Stefano, lo vedi? E venne pubblicato dalla casa editrice Armando nel 1989 ed è stato recensito, pensa Paolo Di Stefano che questa mia opera è stata recensita persino sul quotidiano La Repubblica, ma anche su tanti altri quotidiani. Solo voi del Corriere della Sera non l'avete recensita questa mia opera, forse per invidia, perché l'invidia è la grande imperatrice dell'universo patriarcale, Paolo Di Stefano. Non vedi che t'hanno messo in prima pagina, Paolo Di Stefano? Ma il Corriere della Sera dovrebbe metterci Serafino Massoni in prima pagina, Paolo Di Stefano. Paolo Di Stefano, vieni Paolo Di Stefano a Fiorenza. Mercoledì 11 gennaio 2017, vieni Paolo Di Stefano, vieni anche tu, caro, che imparerai tante belle cose da questa mia lezione magistralis. Vedi Paolo Di Stefano, vedi, ingresso gratuito, Paolo Di Stefano. Però siccome ci sarà il pienone, gli organizzatori gradiscono una prenotazione via email. Vieni anche tu, Paolo Di Stefano, che t'hanno messo in prima pagina. E io le stesse cose che tu hai scritto oggi in prima pagina sul pregiato Corriere della Sera. Io sono azionista, Paolo Di Stefano, al Corriere della Sera, L'ho dichiarato e documentato pubblicamente in un mio video di tanti anni fa intitolato Rizzoli, ora ci sono anch'io. Il congiuntivo addio. Ma io l'avevo già detto nel 2008, detto in un video 2008, Paolo Di Stefano. E poi l'avevo scritto in un mio celebre saggio storico-linguistico nel 1989. Quanti anni avevi tu, Paolo Di Stefano, nel 1989, cioè una trentina d'anni fa? Quanti anni ci avevi tu, Paolo Di Stefano? Lo sai, Paolo Di Stefano, io sono questo qua,
Lo sai Paolo Di Stefano, sono anche così. No, non lo sai, non lo sai e non lo sai. Ed è per questo che quando non si conosce Serafino Massoni, si è condannati le cose a dirle con qualche decennio di ritardo. Paolo Di Stefano, Paolo Di Stefano. Lo vedi, io qua lavoro sul web, Paolo Di Stefano, lavoro sul web, lavoro Paolo Di Stefano. Ma qua il web le cose le anticipa di almeno un paio di decenni nei confronti di alta stampata. Vabbè, vabbè, dai, qua mi fermo e a tutti raccomando di non mancare a questa mia celebre, anzi celeberrima Lectio Magistralis, che si terrà a Firenze, mercoledì 11 gennaio 2017. Vieni anche tu, Paolo Di Stefano, così le cose non le scriverai più in ritardo, capito Paolo Di Stefano? Beh, cari amici, anche il congiuntivo l'hanno portato alla casa di riposo, ma presto ci saranno i funerali. Beh, tanto per fare un esempio, se io dico a te, io credo che tu sia una persona per bene, uso il modo congiuntivo, però è un po' dubitativa la faccenda, io credo che tu sia una persona per bene. Se io invece faccio come hanno già fatto gli inglesi a partire dal 1600, che lo caccio via il congiuntivo, invece di dirti io credo che tu sia una persona per bene, ti dico io credo che tu sei una persona per bene, lo vedete quanto è meglio, quanto è migliore, lo vedete quanto è migliore? suona meglio, perché gli inglesi sono pragmatici, capito? Non sono pragmatici, vanno al sodo gli inglesi. Per cui gli inglesi il congiuntivo l'hanno fatto sparire già nel 1600, tutto, diventa tutto più semplice se le cose le diciamo al modo indicativo. Io credo che tu sei una persona per bene e allora nei tuoi confronti, Paolo Di Stefano, io dico tu Paolo Di, io credo che tu Paolo Di Stefano sei un giornalista disinformato perché non conosci Serafino Massoni. Capito Paolo Di Stefano? Sveglia Paolo Di Stefano, io ti precedo di almeno un paio di decenni. A te e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni, mi raccomando, non mancare qua, non mancate, soprattutto tu Paolo Di Stefano, soprattutto tu Paolo Di Stefano, Paolo Di Stefano.